Si rallegra della decisione della giustizia francese di arrestare l'ex presidente Nicolas Sarkozy e promette nuove prove a suo carico. Saif al-Islam Gheddafi, figlio del leader libico rovesciato e ucciso nel 2011, conferma di volere agire contro l'ex inquilino dell'Eliseo. Dopo l'intervista esclusiva del 2011, Saif al-Islam ha affidato ad Africa News e ad Euronews nuove accuse. Si dice testimone della consegna della prima tranche di denaro e poi passa all'affondo. L'ex presidente Sarkozy è responsabile del caos, della diffusione del terrorismo e del traffico di esseri umani in Libia. Saif al-Islam, che ieri ha annunciato l'intenzione di correre alle prossime elezioni presidenziali, ha fatto appello all'attuale capo dello Stato francese Macron affinché agisca per garantire la praticabilità del processo elettorale, con ciò correggendo le azioni negative fatte dal suo predecessore.